La Vergine di Chiquinquirá è la regina e la patrona della Colombia. Chiquinquirá, che significa luogo di nebbie e pantani, si trova nel dipartimento di Boyacá, una regione andina situata a più di 2000 metri sul livello del mare. La storia legata alla tela della Vergine si fa risalire al 1560. Il quadro venne dipinto su incarico dei domenicani spagnoli per incoraggiare la fede sia degli indios che dei coloni. Questo quadro, che inizialmente era stato collocato in una cappella prima di venire acquistato da un privato, rimase privo dell'immagine della Vergine per diverso tempo. Tuttavia, a distanza di alcuni anni, riapparve il disegno originale. L'immagine stessa si rinnovò. Un fatto questo considerato come il primo di una serie di miracoli legati alla Vergine di Chiquinquirá e che per questa ragione venne detto del rinnovamento. La tela su cui venne dipinta la Vergine è fatta di cotone ed è poco più grande di un metro. Nella cornice sono visibili delle targhette con lo stemma nazionale e gli stemmi delle diocesi colombiane dei padri domenicani. La tela è stata confezionata dagli indios Coca. Gli occhi della Vergine sono socchiusi, mentre il volto è diretto verso suo figlio. Il bambino con la mano destra stringe un filo che pende dalla zampetta di un uccellino. La Vergine sul capo ha un velo bianco, mentre nella mano sinistra tiene un rosario di corallo. Accanto a lei ci sono l'Apostolo Sant'Andrea e Sant'Antonio da Padova. La tipologia della Vergine è quella dell'Odigitria, cioè della Madonna che indica il bambino. Questa tela rappresenta la più antica pittura dell'arte colombiana del periodo coloniale ed ha inaugurato un nuovo filone iconografico della Vergine del Rosario. La tela di cotone ha superato diverse vicissitudini in più di 450 anni. Si pensa persino che sia stata usata per far seccare il grano al sole. Anche in Venezuela, a Maracaibo, c'è un tempio antico dedicato a questa Madonna, mentre in Guatemala è invocata dai contadini. In alcune occasioni l'immagine è stata traslata fino alla città di Bogotà, a circa 100 km a sud, per invocare da Dio la pace o la fine delle epidemie. L'ultima traslazione di questo tipo è avvenuta nel 1999. Il santuario di Chiquinquirá è affidato all'ordine dei predicatori, meglio noti come domenicani. Papa Giovanni Paolo II ha visitato questo santuario colombiano nel 1986. O incomparabile Signora del Rosario di Chiquinquirá, Madre di Dio, Regina degli Angeli, Avvocata dei peccatori, rifugio e consolazione degli afflitti e dei tribolati, Vergine Santissima, colma di potere e di bontà, getta su di noi uno sguardo favorevole perché siamo soccorsi da voi in tutte le difficoltà che incontriamo.